Lucci. Ciao Monica. Grazie. Sinceramente devo dire che io penso che tutti gli italiani in questo momento mi stanno invidiando da morire. Grazie di essere venuta. No, ma guarda, io devo dire che è la prima volta che mi trovo in una situazione come questa. Sono uscita dalle piscine, dalle macchine, dagli elicotteri, ma da un frigorifero mai. L'hai fatto per me. Solo con te. Grazie. Però sai, devo dire che è quasi... mi provoca un'emozione quando tu dici che è la prima volta che fai qualcosa, tu che hai fatto tutto. Perché? Ma hai fatto tutto, hai lavorato con i più grandi registi, i più grandi artisti, i fotografi, Tornatore, Spike Lee, Philippe Garrel, c'è anche Terry Gilliam che adoro, e anche Gabriele Muccino. Dunque, e anche hai fatto i Matrix con i fratelli Wachowski, ma ragazzi, non si può, adesso sono le sorelle. Senti, però basta, non facciamo più la lista della spesa. Mi avevi promesso che facevi qualcosa da mangiare per me. È vero, se... veniamo. Ci mettiamo qua, io sono un po' nervoso. Dai, io mi metto qua. Sì, e tu cucini? Tavolo? Sì, dai. Ok. Prima soprattutto parliamo di film. Parliamo dell'ultimo film che hai fatto. Il Milky Way. Sì, beh, è stato presentato a Venezia e per me è stata un'esperienza molto bella lavorare con Mercosurizza. Perché Mercosurizza è un grande perché artista. È un artista tutto tondo, è un regista, è un produttore, è un poeta, è uno scrittore, è un uomo d'affari, quindi insomma lavorare con lui è stata un'esperienza veramente unica per me. Tu hai fatto tantissimi film, però la cosa che è molto rara è che infatti tu sei qua perché tu non vai mai in televisione. No, vado, ma io non sono in televisione neanche adesso, sono a casa tua. Giusto. Nella tua cucina. Loro sono i miei amici. No, con i tuoi ospiti, i tuoi amici. Sì. Allora, prepariamo qualcosa da mangiare, magari anche per loro, per tutti. Qui siamo a casa. Siamo a casa, però per te, dimmi, è difficile dire che tu sei a casa. Dove sei a casa? Sei mai a casa? Ma io credo che le case non sono poi così, no? Importanti. Quello che conta sono gli affetti, l'amore. Queste sono le cose importanti. È giusto. Però dicendo questo, per stare a casa dappertutto, tu devi parlare tante lingue e infatti tu parli tantissime lingue. Come te, francese, qua. Italiano, ovviamente, inglese, portoghese. Spagnolo. Non esageriamo, eh. Lingua dei segni. Beh, un pochino, poca sì. roba. Hai recitato anche però in, aramaico, in latino, aramaico. In serbo. In serbo anche. Sì, in iraniano. Ma in che lingua sogni con tutte queste lingue? Mi sa che i sogni più importanti li faccio in italiano, perché però insomma quelli sono i sogni più intimi e qua insomma dai, insomma siamo a casa tua con tanta gente e poi siamo anche in prima serata, quindi non si può dire. Possiamo dirli. Allora, tu vieni da una regione bellissima dell'Italia che io ho scoperto recentemente, questo estate, l'Umbria. Sei umbra. Ma l'Umbria è una regione meravigliosa. Diciamo che in questo momento il centro Italia vive un periodo veramente molto difficile. Sì, è vero. No? Sì. E quindi c'è bisogno di tanta solidarietà da parte di tutti, di noi, di tutta l'Italia, ma anche dell'Europa. Siamo vicini, assolutamente. Noi, hai ragione. È una terra molto bella, di santi, di artisti, di pittori. Ed è una terra dove ci sono tantissimi dialetti, per esempio Todi, Foligno, Spoleto, Città di Castello. Ogni paese ha un suo dialetto e io quando torno a casa devo parlare il dialetto, perché sennò non mi fanno entrare. Dove sei nata? Io sono nata a Città di Castello, sono andata a scuola al liceo classico di Città di Castello e tutti i miei amici sono a Città di Castello e parlo il castellano e quando arrivo lì... Ma è castellano? Sì, devo parlare, per esempio, non lo so, è diverso dal francese, eh? Ok. Ma com'è? Per esempio, dimmi ti dico una cosa castellano. Così, si dice, tu sei ito, che vuol dire in francese, où vas-tu?
È molto diverso. È diverso. Oppure si dice che magnato, e poi si dice in francese che schietta mangé. È molto diverso. È diverso. Che magnata. Che magnato. Un seguito. Noi ci siamo conosciuti a Parigi, che la Francia e anche la città di Parigi fa veramente parte della tua vita. Sì. In Francia ti hanno riconosciuto molto presto. Sei stata nominata per il César Awards, che sono molto prestigiosi. Questo era per l'Appartement, giusto? E anche sei diventato cavaliere. Beh, come te. Eh sì, però, Chevalier d'Art et de Lettres. Come si dice la cavalieressa? La cavallerizza. Mi manca il cavallo. Senti, tu fai anche se non vai in TV tantissimo, non hai paura di metterti in gioco nelle serie TV, però scegli benissimo. Tu sei nella nuova stagione del mio programma favorito, con il mio autore favorito, che è maschile, che è mio autore maschile favorito, perché ovviamente tu sei l'attrice femminile, la mia favorita. Però, Gael García Bernal è Mozart in the Jungle. Sì. Beh, io ho visto tutte le puntate e tu sei nella terza stagione, giusto? Sì. Che no, succede? Ma non possiamo dire tanto. Quello che posso dire è che faccio il ruolo di una cantante lirica. Veramente? Ma sì, io che non so cantare. Però, vabbè, al cinema si può fare tutto, per fortuna. Però, allora, io non so se voi conoscete... Well, sicuramente voi conoscete tutti David Lynch. Voi conoscete Twin Peaks. Allora, Twin Peaks ha segnato un'epoca prima di Twin Peaks e dopo Twin Peaks. È un po' ha capitolato la cultura popolare. Tu sei nel nuovo Twin Peaks con David Lynch. Ah, ma no, dimmi qualcosa. Ah, no, ma dai. Insomma, dai, chiedimi altre cose. Ma... Cosa? È difficile stare vicino a te. Bond girl, seduta su questo tavolo blu nella mia cucina. Mi fai qualcosa da mangiare? Sì, però anche se ti faccio qualcosa da mangiare mi metto all'imbarazzo, perché tutto quello che fai è speciale. Tu hai questo potere di stare. Tu prendi una cosa normale e la trasformi. Magari, abracadabra. Ma è vero, non mi credi. Però, ok, ti faccio vedere. Aspetta, dimmi cosa devo fare. Ma con questo. So, prendi l'insalata, il pomodoro, facciamo un'insalata no, no, mista. No, aspetta. Monica, non così. Questo piccolo come si dice, switch, interruttore. L'interruttore che tu hai, accendilo e... Prendi l'insalata, però, e tu devi dirlo alla Monica. Mica? Sì? Prends la salade. Sì. Lo faccio per te. Se vuoi mangiare con me, io cucino per te. Due carote e un purè. Se parli così, faccio quel che vuoi. Allora, prendi il pomodoro. Lo prendo per te. Faccio un sugo alla libanese. Com'è? Affetto e affondo per te. Tutto quello che c'è. Attento! Ma se mi guardi così... Taglio senza un perché. Chi mi ferma? No, no, basta, 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 basta. Non riesco. No, prego. Ma
riesco, come posso fermarmi? Prego, ti prego. Non riesco a smettere più. Così mi imbarazzi. Allora, fermami tu. Basta, ma proprio che ti tagli. Le dita però, lasciamele, dai. Mi servono per suonare. Ai! Oh, ti sei tagliato? Sì. Oh, mica. Poverino. Ah. Monica Bellucci. Non ci credo. Monica, grazie. Sei meravigliosa. Grazie. Che piacere di averti qua. Grazie, grazie mille. Guarda, ti ha fatto. È la prima volta. Ho tentato di farti una serenata. No, ma è la prima volta che mi fanno una serenata con l'insalata e i pomodori. Me l'hanno fatta con gli anelli, con le parole, ma con le carote no. Con le carote no. Eh beh. Grazie. Grazie Monica. Senti, sei stata molto generosa, sei arrivata dal frigorifero, però non posso lasciarti andare dal frigorifero. Perché? Vuoi uscire dal cuore? No, no. Ma io... sei una star. No, ma io nel cuore ci voglio entrare e poi non voglio più uscire. Quindi esco da dove sono entrata, dall'elettrodomestico. Il frigorifero è il tuo. E divertitevi in questa casa! Guarda, l'interruttore ha funzionato anche con loro. Ragazzi, Monica Bellucci, la bella! Ciao, Monica.